delle autorità istituzionali presenti. Le rinnovo il più affettuoso saluto e ringraziamento per essere qui tra noi. La sua presenza scolpisce nel tempo questa giornata. Ci fa sentire vicina la presenza dello Stato. Ci rende fieri di essere calabresi, di essere terra di frontiera dell'Italia e dell'Europa. Ci sprona ad un impegno ancora più convinto e determinato al servizio della nostra terra. Grazie Presidente. Prende la parola il Presidente della Repubblica. Presidente della Regione, signor Presidente del Consiglio regionale, signor Sindaco di Catanzaro, autorità, signori sindaci, un cordiale saluto a tutti coloro che sono presenti e sono lieto davvero di essere con voi per questa inaugurazione della cittadella regionale. È una visita breve, di poche ore, ma è la prima visita nel corso del mio mandato ad una sede di una regione. Questa inaugurazione rappresenta, io credo, per la Calabria un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza. Questo complesso ampio, moderno, ben disegnato dall'architetto portoghese è il compimento di un progetto coltivato a lungo da giunte di diverso orientamento politico, per il quale sono stati necessari investimenti cospicui e tanto lavoro. Mi auguro adesso che il risultato raggiunto divenga un elemento di coesione e che vi sia una ricaduta di fiducia anche nel confronto politico, stimolando l'azione legislativa e quella di governo regionali, rafforzando il legame fra cittadini e istituzioni, consentendo ai protagonisti di riconoscere sempre, anche nella competizione tra idee e proposte diverse, ciò che attiene al bene comune e agli interessi primari della società calabrese. La piena operatività di questa struttura, oltre a dar vantaggi alla città di Catanzaro, consentirà maggior vicinanza e dunque un più agevole coordinamento tra i vari settori dell'amministrazione regionale, nella previsione che ciò comporti una migliore efficienza nella vita degli uffici e dei servizi. Questa cerimonia di quest'oggi, ripeto, non è un punto conclusivo. E il nuovo inizio rimanda ad una responsabilità collettiva, ad un impegno di rinnovamento della macchina pubblica, ad un'ambizione più alta negli stessi contenuti della sua azione. Il regionalismo ha rappresentato una tappa importante nella storia italiana. A 46 anni dall'avvio dell'attuazione di quella previsione della Costituzione, in presenza di riscritture significative in corso della Carta Costituzionale, è giusto riflettere sul ruolo e sulle responsabilità di questa esperienza. Dobbiamo saper cogliere questa occasione perché un cambiamento positivo raggiunga i cittadini, le imprese, le comunità locali e perché dopo questi anni così duri di crisi economica e finanziaria si avvii finalmente con successo in tutto il nostro paese
una stagione di sviluppo, uno sviluppo durevole, sostenibile e promotore di coesione sociale, una sfida tanto più da raccogliere in questa terra di Calabria, segnata da fenomeni endemici che ne hanno rallentato la capacità di competere. La sfera pubblica nel nostro paese spesso viene indicata da opinioni diffuse dai nostri concittadini come elemento frenante. Su di essa sembra gravare un pregiudizio negativo. Eppure l'efficacia della sua azione è premessa ineludibile ad ogni progresso. L'azione pubblica va migliorata, va resa più moderna e più veloce. Chi assume una responsabilità pubblica deve svolgere il proprio compito con onore e dedizione, al servizio autenticamente della società. La stessa politica spesso non riesce a sottrarsi alla logica degli interessi particolari quando si appiattisce su una mera e conservatrice riproduzione del consenso, toccando talvolta quella zona grigia che non distingue tra legalità e illegalità, nell'illusione di preservare se stessa, mentre la comunità circostante non riesce a trarre concreti benefici. La Calabria, il Meridione, l'Italia meritano che la giornata di oggi segni qui una volontà di ripartenza. La piena dignità della cosa pubblica è la premessa per il risanamento delle piaghe e per la ripresa. Conferire dignità alla cosa pubblica e alla politica è oggi essenziale per mettere in moto uno sviluppo innovativo. Le forze del mercato da sole non potranno mai colmare il gap accumulato né creare vantaggi in ambiti strategici oggi privi di risorse e di premesse basilari. Le forze del mercato vanno sostenute, stimolate, orientate verso una crescita economica e occupazionale che l'azione pubblica deve promuovere con scelte lungimiranti, con investimenti coraggiosi, con una condotta sobria e trasparente, con regole essenziali. Governare bene è possibile ed è decisivo per dar futuro a una comunità, a un territorio, alle forze migliori che la società esprime. Esigenza questa tanto più forte nel mezzogiorno della nostra Italia. Il nostro destino non può essere quello di un paese diviso.